L'ultimo episodio che ho fatto è la resa di Mambriano, che sarebbe un episodio che Rinaldo ha amato una donna che poi ha dovuto lasciare per maggiore ragione, perché c'era la guerra a Parigi e si chiamava Garandina, ha dovuto lasciare questa Garandina per andarsi a Parigi. Questa Garandina la pretendevano anche altri, fra cui anche Mambriano. Mambriano porta la guerra a Parigi, Mambriano viene sconfitto dai francesi e fugge verso l'Africa. E lo vanno a inseguire Orlando e Rinaldo fino in Africa. E Rinaldo dà bella percorsa a Mambriano e Mambriano fugge. Mambriano fuggendo incontra un pastore dove le dà da mangiare e da bere, e poi per non lasciare tracce uccide, impicca questo pastore. Rinaldo passa dal pastore, è ancora quasi morente, perché non era ancora morto, le salva la vita. Lei dice chi è stato a fare quell'atto barbaro. Dice il mio signore Mambriano. Lo ringrazia dicendo il mio signore mi aveva impiccato e tu che sei uno straniero sei così generoso che mi salvi la vita. Ora vado in paese e lo vado a raccontare a tutti. Rinaldo si mette alle ricerche di Mambriano e lo trova in un bosco che dorme, perché Mambriano, stanco e finito dalle percorse, si mette a riposare sotto un albero. E dormendo, tranquillo, intanto arriva Rinaldo e lo vede che dorme. Potrei ucciderti, ma non ti uccido, perché io non sono vigliacco come hai sempre detto tu. Io sono una persona leale, sono un cavaliere che tiene al pudore, che tiene alla cavalleria. Mi metterò al tuo fianco aspettando che ti risvegli e vediamo che atteggiamento assumi tu. Se tu ti farai cristiano e non farai altro male, allora io ti salvo la vita, se no ti ucciderò, dice Rinaldo in se stesso, e si mette accanto a Mambriano fingendo di dormire con la spada alle mani, no? Il Mambriano si sveglia e vede Rinaldo a suo fianco. Guarda Rinaldo, io che ti ho sempre cercato, finalmente adesso ti darò la morte, perché qui siamo nel bosco, siamo soli, adesso non ti salverai. Tu dormi, nessuno sa che io ti sto uccidendo a tradimento, quindi ti uccido. Va, per fare la mossa per uccidere, Rinaldo si alza. E traditore, allora sei tu il traditore, non io, che tu hai sempre detto che io ho ucciso i tuoi zii a tradimento, Mambrino e tutti gli altri fratelli. E allora dice, se ti vuoi salvare la vita ancora una volta ti devi arrendere. No, non mi arrendo. Allora battaglia. Nel frattempo Garandina, essendo prigioniera di un terribile gigante chiamato Alpia, che lei diceva, ma Garandina diceva ad Alpia che se tu vuoi a me per sposa deve uccidere Rinaldo, che lei sapeva che era così difficile che era impossibile. E allora era prigioniera in quel castello che doveva cercare Alpia Rinaldo per ucciderlo. Intanto sente il rumore di armi, una cavaliera affaccia al balcone e vede che c'erano due che si lottavano. Dice, ma chissà chi sono questi due, ci vai a vedere. E dice che c'era l'insegna cristiana e una pagana. Garandina si affaccia e vede che era Rinaldo e corre per andare a dividere, che era Rinaldo e Mambriano che facevano questa lotta. Nel frattempo va per scendere, perché si era legato in una canapa con un cavalletto da sopra le mura, per andare a dividere questa battaglia. Intanto un leone vuole sbramarla, allora la alzano due o tre volte questa storia, poi il leone se ne va e lei scende. Il leone va e va verso i due combattenti, per cui Rinaldo smette di combattere con Mambriano e uccide il leone. E allora comincia di nuovo la battaglia. Quando Rinaldo sta per uccidere Mambriano, Garandina si mette nel mezzo e dice, alto Rinaldo, per favore, salvalo, per favore, non lo uccide. Allora dice, se lui, perché cade a terra e ferito, se lui risvegliandosi si rimetterà alla cattolica fede e non farà più danno ai cristiani e promette di farsi battezzare assieme a tutta la sua gente, io le salvo la vita, altrimenti deve morire. Mambriano si risveglia e vede Garandina. Garandina, è tu qui? E lo supplica di arrendersi al principe Rinaldo di Montalbano. E Mambriano si convince e Rinaldo le fa salva la vita. Il Mambriano, grato di quella più di una volta che aveva salvato la vita, dice, prima di uscire da questo bosco voglio scrivere due ottavi in rima in questa scorcia d'albero. E con la spada incide in un albero, in lettere arabe, una poesia. Il Rinaldo dice, ma cosa stai facendo? Dice, ora te lo spiego, perché è scritto in arabo, adesso te lo spiego, quando finisco di scrivere. E allora, quando finisce di scrivere, gli dice queste parole, dice, vinto mi chiamo e mentitor mi appello di ciò che io disse mai contro il tuo onore. Poi credo che Mambrino e che Chiarello, Feburro, Galinferro e Silvanello, gatta mugliera, gran combattitore,
hai ucciso in battaglia e non dormendo, ma virilmente seguo combattendo. Oggi tre volte in questa serva ombrosa me ne hai dato piena contesa e serva a soddisfare chi ha la mente dubbiosa. Rinaldo ancora, per maggior premenza, mi diede Carendina come sposa, al che le chiesi grazia, Mambriano, al sire Rinaldo di Montalbano. Eccomi, Rinaldo, la mia spada, eccomi ai tuoi piedi, e ancora una volta perdono ti domando per avere offeso la tua degna e squisita persona. Rinaldo lo dice: alzati, Mambriano, vieni fra questi bracci. Si abbracciano e fanno il patto che devono andare a sconfiggere Arpia, l'altro malicorno. Così di quel posto là partono al castello di Arpia, sconfiggono anche Arpia, e la storia si conclude con Mambriano che si fa cristiano con tutta la sua gente. E questa è la resa di Mambriano. La serata è questa, che poi naturalmente ci sono altre piccole cose.